Ciao a tutti, oggi parliamo di Lina Volonghi, genovese doc, nata nel 1914, morta nel 1991. Campionessa di nuoto nello stile libero, seconda ai campionati italiani, molla il nuoto per passare al teatro, colpa o merito di Gilberto Govi, che la chiamò nella sua compagnia lì a Genova. Negli anni 50 entra nella compagnia di Renzo Ricci ed Eva Magni, e con questa compagnia è al Teatro Nuovo in più occasioni. E due cose la legano a Verona in particolare: nell'86 il premio Renato Simoni alla carriera, e nel 64 è una stupenda nutrice nel Romeo e Giulietta di Zeffirelli al Teatro Romano, con Giancarlo Giannini Romeo e Anna Maria Guarnieri Giulietta. È stata diretta dai maggiori registi italiani, da Visconti a Strehler. È stata grande interprete di Brecht, di von Kleist e anche di Goldoni, Baruffecchio Zotte, Rusteghi e una delle ultime sere di Carnovale. Tanto cinema, anche a livello internazionale, tanta televisione e tanti caroselli. La vediamo in questo carosello del 1960 della Stock, dove interpreta una moglie grima e gelosa. Vediamo il carosello. Tra moglie e marito, con Umberto Melnati, Lina Volonghi e Mara Berni. Suonate, suonate pure, io non ci sono. Oh, devono essere qui, sono entrati qui. Signore, cosa vuole, signora? Ma sembra questa la maniera di entrare in casa d'altri. Oh, quante storie, io ho rischiato la vita per entrare qui. Ehi, io rischio la vita se arriva mia moglie, ma cosa cerca, signora? Micino e Micina, i miei micini, sono entrati qui. Beh, signora, guarda, cerchiamoli, troviamoli, signora. Ma se ne va, presto! Micino! Micina! Micina! Vicino! Vicina! Vicina! Vicino! Vicino! Vicina! Vicina! Guarda, Micino, che la tua vicina sono io, non quella là. No, Vici, cosa pensi? A tutto, Micino. Vice, Micino non sono io. E allora perché quella lì ti chiama così? Chiama il gatto. Non abbiamo gatti. Chiama il suo gatto. Io chiamo la sua gatta. Sì, capisci? Lei è entrata dalla finestra per cercarli. Ti piacerebbe che credessi a tutto questo? Beh, io non ci credo. Micino! Senti, Micina, se non te ne vai subito, io ti graffio tutta! Ciao! Oh. Antonia, ecco i gattini, erano in casa. Oh, cari, 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 i miei micini! Scusate, è fatta così. Ma... Ah. Hai visto? Visto cosa? Che vivi nella folle speranza lasciando le finestre aperte che entrino le vicine in cerca di gatti? Oh no, dice! Sì, Arturo! Ma no! Sì, ma sì. No, ma no! Sì. Oh, ma no, ma no! Ha ragione lui. Ma quando andranno d'accordo? Al bar! Un brandy! Quale? Un brandy qualunque! Figura! Perché? Perché chi se ne intende chiede stock. A noi uno stock 84! Il signore sì che se ne intende! Finalmente d'accordo. Cava. Tutti vogliono stock. Tutti bevono stock. Che prendono stock. Il vecchio brandy stock. Sempre Lina Volonghi, in un altro carosello, lo vediamo parziale, non intero, degli anni 70, degli elettrodomestici San Giorgio, dove interpreta nonna Jet, una investigatrice in stile Miss Marple. Salute e mani in alto. Ecco, falla un po' tu la bella statuina. Scusate, maestà, ma a quanto pare vi è rimasto qualcosa sullo stomaco, il microfilm. Già, bene, bene, bene. Bene, signora, devo dire che lei sa risolvere rapidamente e automaticamente ogni problema. Già, come gli elettrodomesticati San Giorgio. Che vi presentano la lavatrice degli anni 70, la nuova San Giorgio Special Bio 14. Incredibile, per lavare meglio dentro ha un maxi cestello. E fuori così piccola che sta dappertutto. San Giorgio Special Bio 14.
14 programmi con due biologici, economizzatore e tasto delicato per trattare coi guanti gli indumenti più fini. Vi offre la qualità San Giorgio a un nuovo prezzo eccezionale, una qualità che vuol dire sicurezza. Sempre brillante Lina Volonghi, ciao a tutti, a presto, ciao.